com'è stato il rapporto con lui? Perché prima di tutto si sa che lui non aveva memoria, cioè si scriveva tutto. E quindi questa cosa di questo attore che non, praticamente non aveva, non aveva un copione in testa. E poi pare che lui avesse avuto addirittura una clausola per cui non doveva rifare le scene per la seconda volta, no? E cioè solo la prima valeva per lui, o, insomma, ci ha detto anche Storaro questa cosa. E poi il rapporto fra Brando e la Schneider, che lei era giovanissima, era una prima, insomma, quasi a primi film, quindi con questo attore così che incuteva così timore, com'è stato il rapporto anche fra loro? Ecco. Brando, proprio perché consapevole di quello che era la sua aureola, la sua aura, era molto low-key, molto basso profilo. Alla ragazza bisogna anche rileggere questa intervista del New York Times di un anno dopo. Era molto paterno in molti momenti, era molto protettivo, lei sentiva protetta da lui. Un rapporto veramente molto buono, molto armonioso. La storia della buona la prima non Ah, no. Però il fatto che non aveva memoria era vera questa cosa. Sì, lui, ma era famoso per questo, all'inizio, proprio per prenderlo un pochino in giro, Maria andava, quando gli dava le, si dire, da, si dice dare la battuta, nei dialoghi, un attore di fianco alla macchina da presa, mentre l'altro viene inquadrato, quello di fianco alla macchina da presa, dà la battuta all'attore in campo. Lei andava e si appiccicava sulla fronte il dialogo che doveva dire lui in modo che il più impressionante di tutto questo fu il momento in cui lui parla davanti alla moglie morta. Ecco, lui diceva da subito qui c'era il corpo della moglie e qui c'era un muro con sopra un grande gobbo nero, una grande lavagna nera, in cui lui si era scritto quel lungo monologo, ma non tutto intero, dei momenti, come se lui volesse prendere una parola e ricostruire in sé il dialogo per dargli più verità, più immediatezza, meno. C'era qualche dietro suo modo di lavorare, proprio di. Non so neanche se non avesse memoria, non voleva proprio imparare a memoria le battute, se non piaceva che venissero, e quindi, si diceva, qualche aiutino, parole sul mondo. Forse per questo così Tante grande. storie, ma non, a parte i primi giorni in cui eravamo tutti molto intimiditi, quando voi vedete la prima inquadratura di lui che guarda verso l'alto e poi gli si abbassa e lui che la macchina è morta, l'operatore di macchina mi disse: scusami, ma ho perso. Sì, perché mi sono messo a guardarlo dal vetro e non avevo più la macchina per lo guardavo. Ma no, in quel caso almeno la seconda. Sì.